di Stefania Chiale. La sperimentazione dell'allarme pubblico, IT Alert, è in corso. Promossa e gestita dalla Protezione Civile Nazionale, martedì 19 settembre a mezzogiorno tutti gli smartphone presenti a Milano e nel resto della Lombardia riceveranno un particolare messaggio, combinato con un suono prolungato. Protezione Civile. ONCE dalla fase sperimentale. Chiunque arriverà in territori colpiti da catastrofi naturali o incidenti gravi. Ecco tutto ciò che devi sapere. Che cos'è il sistema di allarme pubblico che l'Italia è equipaggiata? Si trovano in un'area colpita da emergenze gravi o catastrofi imminenti o in corso. È un SMS? Non esattamente. È una notifica che blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del telefono cellulare. Cosa devo fare una volta ricevuta la notifica? Per riattivare la normale funzionalità del telefono cellulare è necessario toccarla alla notifica. Per confermare la ricezione, se l'allarme non è disattivato, non è possibile continuare a utilizzare telefono. È possibile compilare il questionario al fine di fornire alla Protezione Civile indicazioni utili per implementare sistema. Quale volume avrà il suono? La notifica sarà accompagnata da un suono distintivo e prolungato diverso da quello delle normali notifiche. Il messaggio arriva anche se il telefono è spento? No, per ricevere una notifica IT Alert. Il dispositivo deve essere acceso e deve avere il campo. Cosa succede se si trovano in un'area in cui non ci vuole? È necessario avere un campo per poter ricevere il messaggio IT Alert. E se il telefono tace? La notifica arriverà comunque se il dispositivo è acceso e ha un campo. Se il telefono cellulare è silenzioso, tuttavia, l'arrivo del messaggio IT Alert potrebbe non essere riportato attraverso un suono specifico. Cosa devo fare se IT Alert non mi raggiunge nonostante mi trovi in Lombardia? I test che sono stati effettuati a livello regionale dal giugno 2023 sono usati proprio per verificare, tra le altre cose, eventuali errori nell'invio accoglienza dei messaggi IT. Articolo: il numero di pedaggio gratuito 800.840.840. Quando il servizio sarà operativo? In quali occasioni può riceverlo? Gli eventi nel campo della protezione civile che sono stati previsti dalla direttiva del 7 febbraio 2023 allo scopo usare IT ARS. I seguenti tsunami ha generato da un terremoto. Crollo di una grande diga. Attività vulcanica. Incidenti nucleari o situazione emergenza radiologica. Incidenti pertinenti negli stabilimenti soggetti al decreto legislativo del 26 giugno 2015. N. 105. Pioggia intensa. Solo con la sperimentazione completata, Will Sara si decide per quale di questi eventi elencati il sistema diventerà operativo.